Giovedì 2 giugno è stata una festa della Repubblica a carattere sportivo per il comune di Nuova Feltria, che ha ospitato la terza edizione della Stra Nuova Feltria. L'appuntamento, organizzato dall'Atletica Rimini Nord e dalla Proloco, prevedeva in primis una podistica competitiva in un suggestivo percorso di 21 km, immerso nel verde della località affacciate sul fiume Marecchia, con partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Nuova Feltria. La podistica non competitiva si correva su un percorso di 10,2 km. Infine, la terza gara era rivolta ai giovani podisti fino ai 15 anni. La competitiva, giovani promesse, con la divisione in numerose categorie, dai primi passi ai cadetti. Gli organizzatori puntavano a confermare i numeri della passata edizione, quando furono il 500 a cimentarsi nelle tre gare. Lo scorso anno, nella podistica competitiva, arrivarono per primi al traguardo l'atleta di casa Giacomo Rossi della Macciano Team Runners e Federica Moroni della Grande Club Rimini. Consentitemi, prima di continuare, un abbraccio forte al presidente dell'Atletica Rimini Nord, Gaetano Petrizzo, alle prese con una dura battaglia a livello di cure mediche, che sicuramente lo vedrà trionfare, perché Gaetano alla fine è così, un gladiatore dal cuore immenso e d'oro e dall'animo gentile. Proprio lui, insieme al club dell'Atletica Rimini Nord, che vedeva alla partenza atleti come Fruschini e Ismail, si è dato un grande affare per consentire, anche nella Valmarecchia, di respirare l'aria dei campioni, quelli ovviamente relativi al mondo del podismo, in particolar modo quello romagnolo. Così è stata anche una vetrina per ammirare dal vivo Federica Moroni, Luana Liardini per il gentil sesso, ma anche top runner come Pettinelli e Magagnoli e altri atleti di casa delle regioni limitrofe come Tornati, Sacchetti ed Agostini. Bando ai numeri. Grande successo di partecipanti e di pubblico per la Stra Nuova Feltria, la terza edizione della corsa podistica che ha raccolto tanti atleti e cittadini nella mattinata di giovedì 2 giugno. Temperatura sui 17-18 gradi, l'ideale per l'attività sportiva. Cielo parzialmente nuvoloso e qualche goccia di pioggia che non ha rovinato la splendida giornata che ha visto la partecipazione di 650 atleti, superando il tetto di 500 presenze dell'anno scorso. I due top runners d'eccezione erano sicuramente l'atleta dell'Atletica Reggio, originario della provincia di Ferrara, Rudy Magagnoli, il secondo Mirko Pettinelli dell'Atletica Senigallia. Francesco Tornati della GS Gabi Bologna sembra il terzo candidato a salire sul podio, mentre per il gentil sesso confermate le presenze di Federica Moroni, a rientro dopo la frattura uditore del piede, e Luana Liardini della GS Gabi Bologna. Per quest'ultima un 2016 trionfale fino a questo momento, in virtù di gare che l'hanno vista sempre salire sul podio. Assente l'alta campionessa di Carpegna della Golden Eve, Eleonora Errani, impegnata il giorno prima nella maratona di Urbino. Invece altri podisti hanno diviso il giorno di festa con l'altra gara in concomitanza in programmi in quelli di Miramare e di Rimini. In attesa di un riscatto, anche l'atleta sanmarinese Michele Agostini della GPA San Marino, che dopo i mondiali in Galles ha un po' smarrito la retta via. Da lui è lecito aspettarsi qualcosa di più, ma vedremo per l'appunto l'evolversi della gara. Rispetto alla precedente edizione, l'ingresso in campo della piadineria Fabri, regalata ad ogni partecipante, è il famoso prelancio con tanto di biscotti di varie farciture e bevande in grado di far recuperare liquidi ai protagonisti. Diverse anche le presenze maturate nella camminata ludico-motoria, che ha visto tra i partecipanti molte persone del posto che per la prima volta si addentravano nel mondo di una manifestazione, in particolar modo della Stra Nuova, e altri invece che hanno voluto sostenere al loro ritmo la gara competitiva. La piazza, fin dalle prime ore del mattino, è stata subito popolata da numerose persone, tra le quali anche la presenza del candidato sindaco Gabriele Berardi, anch'egli coinvolto nella gara. Proprio a dimostrazione che Gaetano Petrizzo, insieme al suo club e collaboratori, ha fatto ancora una volta breccia nei cuori dei partecipanti, arricchendo la manifestazione di ulteriori unità rispetto alla precedente edizione. Come nasce la Stra Nuova? Due persone del posto, Mauro Mandrelli e Fabrizio Draghi, appassionati di corsa e praticanti allo stesso tempo, contattano l'Atletica Rimini Nord, in particolar modo la figura di Gaetano Petrizzo, per riuscire a portare e rendere concretizzabile la manifestazione nel cuore della Valmarecchia, esattamente a Nuova Feltria, paese di 7.000 anime.
Il progetto in poco tempo viene concretizzato e anche grazie all'aiuto della vicina Macciano e del team della Macciano Runners, ecco che l'ultima edizione ha presentato una perfetta organizzazione, senza dimenticare anche l'importante contributo del presidente della Lega Wisp di Rimini, Roberto Pezzi, del contributo della Proloco di Nuova Feltria e di tutti i volontari. La gara, che prende via dalla piazza principale di Nuova Feltria, si sviluppa seguendo un tragitto che tocca il corso del paese, quindi l'abitato quotidiano, per poi spostarsi attraverso il ponte che conduce in direzione Maiolo, dalla città alla campagna. È proprio il caso di dirlo, perché pur rimanendo su strada, i corridori si passano sopra attraverso il ponte per poi affiancare su strada il fiume Maricchia, per toccare infine le località Cavallara, che ricondurrà l'attraversamento il secondo ponte che porta in direzione Secchiano, ma qui vengono fatti dirottare all'interno del Parco Maricchia. Corsa sulla stradina brecciolata che costeggia il fiume per poi porre la propria bandierina nelle località di Campiano e infine Nuova Feltria, dove dalla salita del campo del fiume arrivano alla piazza principale del paese, dove viene effettuata la partenza. Il percorso prevede due giri per un totale di 21 km, un saliscendi tortuoso, ottimo allenamento per top runners e competitors, ma anche per chi vuole rafforzare i propri polpacci e creare fiato per gare più impegnative. Scopriamo più assieme quali sono i benefici di questo sport. L'attività sportiva, si sa, è un toccasana per il corpo, ma sono altrettanto benefici gli effetti del movimento sulla mente e in particolare l'esercizio aerobico e dunque quello che si effettua durante la corsa a giovare alle facoltà mentali. I runner sanno bene infatti che una buona corsa è il potere di farli sentire rigenerati, inebriandoli di un senso di rilassatezza e benessere generale del corpo, ma i benefici della corsa vanno ben oltre una semplice sensazione, andando a influire positivamente su un'area del cervello ben precisa dove hanno sede apprendimento e memoria. Stiamo parlando dell'ippocampo. Gli studi hanno inoltre evidenziato che praticare attività sportiva in modo regolare per 30-40 minuti favorisce anche l'attività di concentrazione, pianificazione e raggiungimento degli obiettivi, funzioni cerebrali che hanno sede nel lobo frontale. Tutti questi effetti benefici si riscontrano molto di più nella pratica del runner che in altre attività motorie, come ad esempio quella del sollevamento pesi. Il motivo è probabilmente da attribuirsi durante l'attività del running a maggior afflusso di sangue nelle zone del cervello interessate, oltre che al senso di benessere e relax che scaturisce da una buona corsa. Il running dunque, oltre ad essere un piacere e fonte di innumerevoli benefici per chi vi si dedica, costituisce anche un fattore stimolante per la produzione di neuroni in età adulta e il miglioramento delle capacità cerebrali. Inoltre, se praticato nella terza età, il running può aiutare a scongiurare il decadimento delle facoltà mentali. Motivo in più, quindi, per allacciare le scarpe da running e uscire all'aperto per una seduta di allenamento. La gara di Nuova Feltria ha riservato anche corse per i bambini. Rispetto all'ultima annata, anche qui c'è un netto miglioramento in fatto di numeri. Le gare hanno portato maggior partecipazione e voglia fin dalla tenera età. Piano piano anche i più piccoli si avvicinano a questo sport. Tra i protagonisti vediamo anche, in particolar modo, il figlio dell'allenatore Johnny Schiattura, ovvero Brian, appartenente alla scuderia Golden Heaven. Tra i più autorevoli quando si tratta di correre. Pian piano stanno seguendo le sue orme e stanno prendendo la sua direzione anche altri atleti del Riminese e altri piccoli atleti dell'entroterra. Come detto nel precedente intervento, correre stimola fin dalla piccola età i ragazzi a interagire e a sviluppare le proprie capacità fisiche, senza rimanere incollati, come oggigiorno, davanti ai telefonini, al PC o ai televisori. Correre significa anche educare. Allora, entriamo nel vivo della manifestazione. La gara sta per avere inizio. Dal cuore di Nuova Feltria, piazza Vittorio Emanuele, ormai è tutto pronto. Allo sparo della pistola, i candidati alla vittoria finale fanno a sportellate per accaparrarsi la leadership della gara. Meno tortuosa la partenza per il gentil sesso con Federica Moroni, super favorita. Occorre dire anche del tesseramento last minute di Rudy Magagnoli, l'atleta dell'Atletica Reggio, è infatti arrivato pochi istanti prima della partenza, attrezzato all'ultimo per eseguire la sua gara. Inizia la sua rincorsa fin da subito. Partito dall'ultima posizione causa un traffico incredibile in autostrada, l'atleta originale di Ferrari ha eseguito una corsa tattica, partenza in salita, a ritmo di gambe, per entrare tra i primi 10 della corsa, per poi, passo per passo, dopo soprattutto la quasi conclusione del primo giro, tentare il colpo. L'impresa è quasi riuscita, come del resto la stessa tattica è stata eseguita dall'atleta marchigiano dell'Atletica Senigallia Mirko Pettinelli.
partito a ritmo blando, ha studiato gli avversari, ha fatto modo che potessero scaricare le proprie forze, mentre lui, al contrario, gestendole, ha trovato modo per sferrare il colpo e tentare l'allungo finale, o comunque quello slancio finale che gli ha permesso di portare a casa l'intera posta in palio. Rispetto all'ultima edizione, ancora una volta, qualora ci fosse bisogno di dirlo, la gara di Nuova Feltia si mostra particolarmente interessante anche in ottica top runners. La curiosità è dovuta anche a un fatto particolare: su molte gare svoltesi a Rimini abbiamo trovato pochi atleti marchigiani, invece in quelle delle Tonnellate riminese il dato cambia decisamente, con l'ingresso di atleti provenienti soprattutto da Pesaro, che ci hanno confidato di amare maggiormente i percorsi di queste zone, più adatte anche alle loro movenze e caratteristiche. L'obiettivo per la prossima stagione, e siamo sicuri che il presidente Gaetano Petrizza raccoglierà il nostro suggerimento, è quello di superare i 650 atleti dell'edizione 2016 e di indurre più protagonisti del podismo romagnolo a farne parte, ma soprattutto protagonisti di nome, proprio per ammirare dal vivo gare più avvincenti e competitive, ma soprattutto coloro che rappresentano il fiore all'occhiello di una regione che vanta tantissimi club e tantissimi podisti. Dopo aver seguito un pezzo di circuito e alcuni corridori appartenenti alle retrovie, porgiamo l'attenzione sui conduttori della gara. Nel Parco Marecchia, in direzione Campiano, vediamo condurre la gara inizialmente Dennis Piannini della GP Villa Verrucchio. Dietro di lui, attaccato a nemmeno un decimo di distanza, troviamo appaiati Fuschini ed Esposito, con Tornati, Sacchetti, Marini, Ismaile e Pettinelli, che viaggiano tutti a braccetto, pronti ad insidiarsi al primo posto. A maggior distanza troviamo Magagnoli e Michele Agostini. Il posizionamento dei corridoi a conclusione del primo giro cambia nuovamente. Piannini, in un colpo solo, viene scavalcato dal duo di testa Fuschini e Tornati. Incollati ai due troviamo in terza posizione Esposito. Sbalzo in quinta di Pettinelli. Sacchetti retrocede invece al sesto posto, seguito da Giuseppe Marini della Città di Castello, mentre Piannini passa da primo addirittura in quarta posizione. Perde fiato Ismail, scavalcato da Magagnoli, conferma invece la propria posizione Michele Agostini. Tra le donne, prima Federica Moroni, che segue una gara più da supervisor per conservare le forze e svolgere un normale allenamento, mentre Luana Giardini e Silvia Dalla Valle sono lontane ben 6 minuti e 30 dalla primatista femminile. Nella zona Cavallara le posizioni vengono nuovamente modificate. L'atleta dell'Atletica Senigallia, Mirko Pettinelli, si porta al comando della gara, tallonato da Magagli, lontano 4 decimi. Fuschini si staziona al terzo posto, tenendo alto i colori dell'Atletica Rimini Nord. Francesco Tornati, della Gabbi Bologna, sbalza al quarto posto. Quinto e sesto troviamo Matteo Sacchetti dell'Endas Cesena e Ciro Esposito della Rancard, che viaggiano a braccetto. Dennis Piannini è retrocesso addirittura al settimo posto, approfittando anche dell'uscita di scena di Giuseppe Marini della Città di Castello. Ismail all'ottavo e Agostini al nono sembrano accontentarsi. Per quanto riguarda le donne, continua a condurre la gara Federica Moroni, che pare ben lontana dal duo di seguitrici Luana Giardini e Silvia Dalla Valle. We'll be right back.
A trionfare è Mirko Pettinelli dell'Atletica Senigallia con 1.16.46, a seguire Rudy Magagnoli dell'Atletica Reggio con 1.16.54, terzo Lorenzo Fuschini dell'Atletica Rimini Nord con 1.17.58, quarto Francesco Tornati della GS Gabbi Bologna con 1.18.20, quinto Matteo Sacchetti della GP Endas Cesena con 1.19.23, sesto Ciro Esposito della Rancard con 1.19.30, settimo Dennis Pianini della GP Villa Verucchio con 1.21.09, ottavo Ismail dell'Atletica Rimini Nord con 1.23.24, nono Michele Agostini della GP a San Marino con 1.24.12, decimo Filippo Burioli della Seven con 1.24.30. Per quanto riguarda la mezza maratona femminile, a trionfare è Federica Moroni della Golden Club Rimini con 1.28.31, a seguire Luana Liardini della GS Gabbi Bologna con 1.35.14, terza Silvia Dalla Valle della GP Villa Verucchio con 1.35.51. I premi per le singole categorie. Per la F2, Valeria Baldassari dell'Atletica Banca di Pesaro con il tempo di 1.39.47. Per la categoria G, Isabella Mercini della SD Misano Podismo con 1.44.56. Per l'H, Anna Maria Cannarecci della Regione Podismo con 1.45.46. Per la 1, Luigi Storti dell'Ivis Aido Urbino con 1.30.10. Per la 2, Ciro Esposito della Rancard con 1.19.30. Per la categoria B, Daniele Bombardi della SD Misano Podismo con 1.27.18. Per la C, Francesco Tornati della GS Gabbi Bologna con 1.18.20. Per la D, Alejandro Radice Cesar della GP Avis Forlì con 1.28.51. Per la E, Giuseppe Crescentini della GS Atletica Santa Cecilia Cattolica con 1.27.22. Adesso spazio alle interviste raccolte con i primi tre arrivi maschili e i primi tre arrivi femminili. In particolar modo un simpatico retroscena tra Luana Liardini e Silvia Dalla Valle. Diciamo che sono molto soddisfatto di come ho affrontato la gara. È stata appunto una gara corsa, penso bene, in progressione, e alla fine è andata bene. Un percorso che consigliereste, piaciuto il percorso, come l'hai visto? Il percorso è molto vario, salite, discese, tratti asfaltati e anche tratti sterrati. Molto bello, vario, e sì, lo consiglio, è molto bello. Senti, una gara apparentemente facile, però hai avuto, diciamo, due o tre avversari che ti hanno messo un po' di pepe. Ma non è stata facile per niente, anche perché sono partito dietro e poi stavo bene, e quindi ci ho provato ed è andata bene. Rudy, sei arrivato secondo, che gara è stata per te? Guarda, ci sarebbe da raccontare il mondo stamattina, perché vengo da decima, quindi è abbastanza lontano da qua. Ho trovato una coda allucinante in autostrada, sono dovuto uscire, non sapevo dove era il posto. Sono arrivato qui 3 minuti prima della partenza, sono stati gentilissimi a farmi partire e il chip me l'hanno dato praticamente al passaggio al primo giro. Poi durante la gara ho avuto un inconveniente, mi sono dovuto fermare per fare un bisognino, quello breve. Però comunque ho perso quei 40 secondi dai primi, che poi ho fatto fatica a recuperarli, e purtroppo quando li ho recuperati avevo già speso un pochino troppo per poter fare una bella volata, ecco. Infatti Rudy, abbiamo visto, come ricordavi tu, che comunque eri anche a un certo punto prima in testa, e comunque la gara sì, la potevi vincere tranquillamente, possiamo dire. Cioè, diciamo che quando ero con i primi non facevo fatica, però quando c'è stato il momento di cambiare passo mi è mancato il riscaldamento, comunque, che non ho fatto, un po' l'agitazione e comunque quei 40 secondi che ho perso per fare la pipì e ho fatto fatica a rientrare, ecco. Senti, è la prima volta che facevi questo percorso, se sei contento della tempistica ottenuta? La prima volta che ho fatto questa gara, mi è piaciuta, anche se sono due giri uguali, sono talmente vari che non ti ricordi di essere passato sulla stessa strada, quindi sono belli. C'era anche gente sul percorso, il tempo ci ha graziati, fortunatamente, è durettina ma non più di tanto. Il tempo è buono perché sotto l'ora 17 in un percorso del genere... Una gara che consiglieresti e rifaresti anche il prossimo anno? Sì, la consiglio, magari per quelli non preparatissimi, c'è anche la 10 km che è bellissima anche quella lì. E spero di esserci il prossimo anno, spero di stare bene e ritornare. La gara com'è andata?
La gara è andata bene, un bel percorso, c'è un tratto lungo il fiume, poi è un tratto tra gli alberi, tutto saliscendi, un percorso vario, secondo me molto bello, con alla fine un paio di strappetti in salita impegnativi. Per fortuna oggi non c'era il sole, io l'ho fatta questa gara anche gli anni scorsi, il caldo si faceva sentire, era veramente faticoso, quest'anno si andava molto meglio. E niente, i primi due, dicevo, sono andati veramente forte, hanno fatto completamente... Sì, sicuramente molto divertente, molto bello, molto divertente, a qualsiasi ritmo la si faccia sicuramente ci si diverte, molto bello. Oggi dopo una settimana dalla ripresa va anche troppo bene, oggi allenamento, clima ideale. Poi oggi c'erano i top runner, amici top runner ragazzi, Rudy Magagnoli, non c'era la sua fidanzata, però dai, amici qua di Macciano non si poteva mancare. Cristian Rossetto e tutti gli altri, no, bisognava esserci a tutti i costi. Senti, un percorso questo che hai fatto anche la scorsa annata, un percorso che ti piace, come l'hai trovato? Mi piace tantissimo, a me piace correre lungo il fiume, in campagna, aria buona, finalmente non corro in mezzo alle macchine del lungomare. La passione cresce sempre di più, anche oggi con giorno di festa, tu comunque quella corsa stravedi e continui a correre. Mamma mia, non vedevo l'ora, dopo un mese di fermo, oggi facevo i salti di gioia. Ciao Michi. Sì, no, assolutamente. La corsa è diventata fondamentale, assolutamente divertimento e piacere. Non se ne può, anche se fatica, perché anche oggi allenamento ma fatica. Qui alleni sulla salita Super Covignano, anche adesso. In pausa pranzo. Io ti vedo ogni tanto. Davvero? Che porca miseria, voglio venire con te. Nova Feltria non l'ho mai fatto. Ho fatto Macciano, che è molto dura ma molto più corta. Bellissimo percorso. Per fortuna abbiamo iniziato con il clima a favore e quindi si spingeva bene, poi l'abbiamo pagata alla fine, va bene però. Davvero Federica Moroni troppo forte oppure potevi pretendere un pochino di più da te stessa? No, io oggi più di così non riuscivo. E partita forte in partenza, di testa volevo stargli vicino, ma facevo già fatica in partenza, non si può perché poi se no non si finisce la gara e mi accontento, va bene. Guarda, la tua passione è incorniabile perché anche oggi, nonostante sia un giorno di festa, sei qui ancora. Esatto, mio marito mi dice ma se vuoi andare e io vado. Continui a salire sul podio, il vizietto non lo perdi, a chi lo dedichiamo questa volta il trionfo? Questa volta la mia famiglia, mio marito e le mie bimbe che mi mandano anche il giorno di festa. Grande onore arrivare dietro due campionesse come Moroni e Leardini. Onoratissima, è un sogno, quasi non ci credo, è un risultato enorme per me. Com'è stata la tua gara? Difficoltosa, hai trovato diverse difficoltà o comunque sei riuscita a gestire in questa maniera qui come volevi? Sono partita pianino perché mi avevano avvisato che ci sono delle salite che io non sono assolutamente abituata a fare, per cui l'ho presa lentamente la salita e mi hanno dato delle giuste indicazioni. Ecco, prima le telecamere spente sentivamo appunto i complimenti che rivolgevi alla collega Luana. Sì. Ma vedremo anche una Silvia prossimamente sempre più protagonista anche in altre gare. Speriamo, ci proviamo, speriamo. Loro sono un grande esempio, un grande stimolo per me, li ammiro e quindi mi ispiro a loro. Noi ti conosciamo per la prima volta, quindi da chiederti come nasce questa passione verso questo sport. Nasce grazie a un gruppo di amici del GP Villa Verucchio, che è una piccola realtà locale che si autofinanzia, quindi siamo sempre sull'orlo del burattello perché solo per fare le divise arranchiamo, si fatica a trovare qualche sponsor che ci aiuta. E questa vittoria, prima che tu me lo chieda, ci tengo a dedicarla a tutti loro, all'impegno che mettono, alla passione e al mio presidente Romano Montanari che dà l'anima per questa squadra. Vi voglio bene ragazzi. Allora, andare avanti, una stretta di mano tra voi due che è la cosa più bella. Un abbraccio. Voglio sempre questa rivale perché è bello vedere che cresce anche il livello femminile. Assolutamente. Bellissimo. Sì, forza donne. Complimenti a tutte e due, grazie ancora. Viva la corsa.